Tra gli anni 60 e 70, l'Olbia Calcio, presidente Elio Pintus, allenatore Palleddu De Gortes, arrivò a giocare nella Serie C unica, terza serie del calcio italiano. 10 anni vissuti alla grande, con una città, Olbia, che cresceva sospinta dalla Costa Smeralda, da Alisarda e dall'aeroporto, e una squadra imperniata su molti giocatori olbiesi che sfidavano alla pari le grandi del calcio, dal Genoa al Livorno, dall'Ascoli al Parma. Su questo periodo felice ha scritto un interessante articolo La Nuova Sardegna, proponendo inedite foto dell'archivio di Francesco Soggiu. Era un'altra Olbia, come città e come squadra, quella che alla fine degli anni 60, maggio 1968, mese rivoluzionario, colse la promozione nella Serie C. Era la città del futuro, all'alba del sole dell'avvenire, come la sua anima socialista. Questa di oggi è una città fiaccata, piegata dal dramma di due alluvioni, una dietro l'altra, spogliata dal suo ruolo di guida in Gallura, osteggiata con ancora più forza dai centri del potere sardo. Eppure, allora come oggi, la sua squadra di calcio può essere, e per certi versi è, lo specchio di quello che è Olbia e di quello che vuole essere. Una città che insieme alla sua squadra guarda senza paura al futuro. Alla fine degli anni 60, l'Olbia aveva un presidentissimo, Elio Pintus, la cui ricchezza derivava da un doppio fenomeno. Proprietario terriero, una zona della città ai lati di Viale Aldo Moro porta il suo nome, Pintus vendette i terreni ai nuovi ricchi di Monti di Mola, gli Azzara e gli Orecchioni, che investirono a Olbia i soldi incassati dalla vendita dei terreni di Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe alla Gacan. E li vendette Pintus ai tanti nuovi olbiesi che lasciarono la Sardegna dell'interno e dei campidani perché avevano trovato lavoro a Olbia, in Gallura. Negli anni 70 la popolazione crebbe del 37%, record in Italia. Quell'Olbia era così una sorta di fattore di coesione. In campo c'erano i teranovesi Bagatti, Caocci, Giagnoni, Marongiu, Petta e Palleddu De Gortes come allenatore. Sugli spalti del Nespoli, sempre gremitissimi, anche i nuovi arrivati. Tutti insieme, uniti dalla fiducia nel futuro raggiante, contro squadroni. Ora è diverso. Olbia è sempre in crescita, 1000 abitanti in più all'anno, ma non c'è la Gacan, non c'è la Costa Smeralda alle porte. Anche se c'è il Qatar, con la possibilità che investa e che crei nuova economia, nuova occupazione. E c'è una società, quella di Marino, che non ha interessi immobiliari o industriali a Olbia. Solo l'interesse di fare una squadra di calcio forte, vicina ma indipendente dal Cagliari, e di ricreare quell'entusiasmo che già sembra forte, serio, perché Olbia e l'Olbia hanno sempre un futuro, nonostante tutto.